ha fatto una promessa, che promessa alla fa? Sorella, che se dovesse vincere la Lazio oggi ci rifà un altro pezzo la sorella della sì, di Don Giovanni. Sì. Non c'eri tu l'altra volta quando ha cantato? No, però lo so che ha cantato. Allora ha cantato e anche benissimo alla fine della trasmissione, e la sorella di Elisa. Elisa. E la Longini cosa ci fa se vince? Vabbè, Crudelì, allora, tu sei messo malissimo stasera, però No, io già ho giocato. Magari una canzone. Contentati di una canzone di Elisa, no? Can't touch this. Io vorrei una promessa anche dalla Longini. Una promessa da parte mia, vabbè, ma la promessa la posso fare nel momento in cui, se la Lazio dovesse vincere lo scudetto. No, Paolina, ma questi che... non aspettiamo troppo tempo. Va bene. Vabbè, allora, a fine partita, sì, magari se la Lazio ha vinto... ci pensiamo. Anche... Un po' di confusione e di poca tranquillità per la Juventus, che si ripropone adesso con questa verticalizzazione. Vucinic per Matri, palla in mezzo! Rete! Ancora lui! Un po' di calcio e un po' di pepe! Un po' di calcio e un po' di pepe! Se avessi parlato 34 minuti! Bravo Vucinic! Bravo Matri! Bravo Pepe! Cara Marica, che dire? Caro Aquilotto, siamo passati in vantaggio! 1-0, non ti preoccupare! No, non lo accarezzare troppo, perché guarda, lascialo lì con calma, perché anche col derby iniziò così! Iniziò così, anche... però sei stato maschio! Non sono pratico! Non sono... No, ma come, io ti pettino i capelli e li fa così? Non lo so! Scusa! Adesso vieni! Touch this. No, non lo accarezzare troppo, perché guarda, lascialo lì con calma. Vabbè, ragazzi, ho capito che aria tira stasera in studio, va bene? Ok, c'è un tasso di testosterone da sta parte che, vabbè. Però è che sono di qua, però anche di qua mi sembra. Sì, anche con Brabatti sta all'occhio.